Cappella San Longino Sant'Andrea, questo è il secondo ritrovamento, Sì, no? questo grande affresco di Rinaldo Mantovano sul disegno di Giulio Romano raffigura il secondo ritrovamento avvenuto nell'anno 1048. La reliquia era stata nascosta nel Novecento per l'ultima grande invasione barbarica e nel 1048 viene ritrovata qui in questo luogo, in questa zona della città, un cieco, Sì, un ipovedente. Il beato Adalberto, quello quello là, che ha quel saio sì. marrone chiaro, in visione, in sogno, viene informato da Sant'Andrea del punto preciso dove era stata nascosta la E reliquia. qui ci sono anche altri personaggi E storici, certo, no? personaggi della Mantova del tempo, il vescovo di allora, che si vede con i ministranti, si vede Beatrice di Lorena. Vedete che qui siamo in diretta, perché qui partono le luci come niente. Beatrice di Lorena. Beatrice Lorena, mamma di Matilde di Canossa, quella signora a mani giunte in venerazione della reliquia, e quella bambina che c'è Eccola là. in braccio alla nutrice di 2 anni, che dovrebbe essere Matilde di Canossa, la piccola Matilde. Poi vedete dal basso, da questo buco, emergono questi personaggi che hanno scavato, ci sono ancora le vanghe, i bovini, e tirano fuori dal terreno, per la seconda volta riemerge questo piccolo tesoro che È il è sangue di il Cristo, sangue di Cristo. il secondo Il ritrovamento. secondo ritrovamento che si celebra il 12 marzo. Marzo.